Alfredo Tradatti, siamo allo stand Vist di ProWinter 2013 e siamo con il fondatore del marchio Elmar Stinfel, benvenuto, e Tommaso Balasso, responsabile marketing. Bene, il tema di questo nostro intervento riguarda ovviamente un marchio di abbigliamento che si è evoluto dalla produzione più tecnica, e ne sentiremo proprio dalle parole di Elmar Stinfel, all'abbigliamento, e punterà a nuovi traguardi futuri. Bene, io passo subito la parola a Elmar e ti chiedo di sintetizzare in breve la storia del marchio Vist, la tua storia. Grazie Alfredo. Cercando di rimanere brevi, Vist nasce con la produzione di piastre che erano destinate a degli atleti, fondamentalmente a me stesso e agli amici. Siamo negli anni riusciti a fare e diventare il numero uno, fondamentalmente, a produrre piastre per tutte le ditte di sci. Nel 2003 abbiamo poi deciso di investire in un attacco, abbiamo avuto l'occasione di rilevare un progetto interessante e questo ci ha portato in un'altra dimensione, la dimensione, diciamo, di azienda vera e propria, perché l'attacco è un attacco di sicurezza, ci vanno test col TÜV, la produzione va certificata e diciamo l'azienda è iniziata a crescere in maniera importante. Con l'avvento dell'attacco sono arrivati dei manager in azienda, con questi manager abbiamo iniziato a ragionare sul marchio Vist, che a quel tempo era forse conosciuto solo fra una piccola diciamo numero di atleti, e abbiamo iniziato a pensare di fare dell'abbigliamento. Come fare questo abbigliamento? Farlo tecnico, farlo funzionale, farlo diciamo molto molto italiano, molto appariscente. Abbiamo deciso da subito di fare delle scritte grandi sul marchio, è stata la nostra caratteristica per anni, in modo di usare l'abbigliamento per promuovere anche un marchio che a quel tempo non era così conosciuto. In questi anni ci siamo evoluti in maniera importante, dal 2005 che abbiamo iniziato l'abbigliamento siamo arrivati a produrre circa 7 milioni di fatturato solo nell'abbigliamento. E la produzione è diventata vasta, ci concentriamo su abbigliamento tecnico per gli sci club e le scuole, dove credo siamo uno dei leader non quantitativamente ma qualitativamente, mentre anche la produzione di moda dello sport, di abbigliamento tecnico invernale, ha preso piede molto più all'estero che nel mercato italiano. Ad oggi Vist esporta l'85% della propria produzione come abbigliamento e invece è fornitore diciamo maggiore di Nordica con l'attacco. Allora passiamo a Tommaso per addentrarci più dettagliatamente in questa produzione destinata ai club, alle scuole di sci, quindi ci saranno delle esigenze particolari, dei materiali particolari, quindi a te la parola. Sì, Alfredo, come giustamente dicevi tu, Vist si struttura con due linee, il teamwear, quindi tutto l'abbigliamento dedicato alle scuole di sci e agli sci club, e allo shop, linea shop, quindi quella più fashion, quella per cui appunto siamo conosciuti nel mondo. E tutto nasce dallo sviluppo che riusciamo a fare vestendo i maestri e gli atleti. Noi attualmente abbiamo due squadre di Coppa del Mondo, due squadre nazionali di Coppa del Mondo, siamo fornitori ufficiali e quindi da lì riusciamo a carpire le informazioni e a cercare di dare il meglio e quindi il massimo sul prodotto. Ovviamente è un prodotto completamente personalizzabile, sia nei colori che poi nei ricami e in tutta la personalizzazione. Puntiamo molto sulla qualità del materiale, quindi tendenzialmente utilizziamo questo Torai che da tanti anni ormai è il top del materiale sul mercato, quindi 20.000 colonna, il massimo in quanto a capacità di idrorepellenza ma soprattutto di traspirabilità del capo, e questo insieme e unito appunto a un comfort, a un design, fa di Vista una delle divise attualmente più riconoscibili e anche più belle, ecco, sul mercato. Bene, per concludere io passerei a un altro tema forse ancora più importante, quello delle visioni. Ieri sei stato nominato tra i finalisti del premio Stricker Vision, sei stato grande amico di Erwin, il visionario per eccellenza,
tu nel tuo percorso con Vist le visioni le hai avute sicuramente, perché quando ti sei mosso dalle piastre ti sei evoluto all'attacco e all'abbigliamento, beh, hai sorpreso più di una persona nell'ambiente. Immagino che tu abbia le tue visioni anche adesso, e quali sono? Ma a parlare di visioni, credo che la visione per un marchio sia una, fondamentalmente quella di avere successo, di fare un prodotto di qualità, di soddisfare e di risolvere i problemi dei consumatori. Credo che la visione rimanga quella inizialmente avuta, per cui di avere un marchio che fa quasi un total look, cioè che fornisce una serie di prodotti sempre per il mondo dello sci, per cui diciamo concentrarci in questo mondo. Siamo in un momento di rottura del mercato, in un momento particolare anche per l'azienda, per il marchio. Dopo 10 anni di crescita folle c'è stato un attimino un rallentamento, e questo sicuramente ci porta a ripensare, a rivedere. La visione rimane quella, credo che quello che dobbiamo fare adesso è lavorare su, diciamo, sulla struttura, su quello che abbiamo fatto bene in questi anni, dando più valore alle cose che abbiamo fatto bene e magari abbandonando qualcosa che abbiamo fatto non tanto bene. Per cui credo che noi ci riconcentreremo sul prodotto, fare un buon prodotto, alla fine il consumatore lo apprezza. Stiamo lavorando su un ipotetico, diciamo, futuro in una distribuzione particolare, alternativa. Credo che ci sia bisogno più che di prodotto, di distribuzione particolare, e abbiamo alcune visioni ma le teniamo per noi perché è ancora prematuro dirle. Bene, grazie. Chiudiamo con questi segreti di Elmar Stifel. Dallo stand Vista Pro Winter 2013 è tutto. Alla prossima intervista.